Buongiorno ragazze, nuovo video e riesco a girare anche stamattina perché lavoro oggi pomeriggio, quindi ho ancora 2 orette libere e ne approfitto. Il tempo oggi qui è bruttissimo, sta piovendo, c'è un buio fuori pazzesco, infatti anche sulla luce accesa quella spara flashante, come vedete non è così infastidiosa oggi perché fuori è veramente buio. E niente, il video che voglio girare stamattina sarà un video sul rossetto Essence Matte 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 che ho acquistato sabato. Sono già tre giorni che sto utilizzando e voglio parlarvene assolutissimamente. Allora, il rossetto appunto Essence Matte 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 che ho acquistato e che vedete nel mio video haul fritto misto del quale vi lascio la scheda qua sopra è questo, il numero 03, appunto, matte, matte, matte. Vediamo se la telecamera mette a fuoco, si dovrebbe vedersi abbastanza. E, appunto, numero 03, matte, 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 è questo bellissimo color. Vediamo un po' se c'è qualche nome, no? È il colore che indosso oggi, è un bellissimo color, borgogna, prugna, mattone, c'è del rosa, secondo me dentro c'è anche una punta di marrone, non vorrei dire qualche fesseria, ma secondo me sì. Il rossetto appunto è questo, quello che sto utilizzando sulle labbra e mi piace tantissimo. Intanto il prezzo è strepitoso, l'ho pagato se non mi ricordo male 2,89 euro, quindi veramente una cavolata. Come voi sapete l'Essence ha prezzi molto bassi e anche una buona qualità, perlomeno io ho sempre trovato un'ottima qualità nei prodotti Essence. E finalmente dopo un lungo peregrinare tra OVS, scarpe, insomma tutti i punti che hanno Essence, sono riuscita a trovarlo e volevo proprio questo colore perché l'ho visto qua su YouTube e mi piace un sacco. È un colore come vedete matte, ma non è di quei matte che seccano le labbra. È un matte comunque morbido, un matte che lo sentite confortevole sulle labbra e non vi dà quella sensazione di entrare nelle piegoline, anzi assolutamente no, perlomeno su di me. Io naturalmente quando recensisco un prodotto e parlo di un prodotto è sempre su mia esperienza personale, quindi magari poi a voi può non piacere. Come lo utilizzo? Lo utilizzo su labbra nude perché ho provato a utilizzarlo sia mettendo prima una base, quindi un burro cacao per idratare le labbra, ma ho visto che il risultato non è matte come dovrebbe essere. Se io metto una base di burro cacao, che comunque il burro cacao cioè, sapete, è morbido, è lucido, cremoso, di conseguenza il rossetto mi apparirà più lucido anche lui, e quindi ho detto no, col burro cacao no, perché io voglio l'effetto proprio matte. E infatti ce l'ho appunto su labbra nude, quindi senza burro cacao, e l'effetto mi piace un sacco, molto matte, molto morbido, appunto ripeto, è confortevolissimo. Io veramente per il prezzo che ha ve lo straconsiglio. Sono stata felicissima di averlo trovato, insieme c'era anche lo 01 che è quello un po' più pallidino, un po' più nude, e lo 06 che invece mi sembra sia quello più fragola. Il fragola l'ho escluso subito perché comunque di simili sul rosso ne ho parecchi e sono indecisa sullo 01. Se qualcuna di voi lo ha, mi faccia sapere com'è sulle labbra, che effetto dà, perché io l'ho visto e ho detto secondo me mi dà un po' l'effetto morticino, però tant'è, mi è un po' rimasto qui, quindi fatemi sapere com'è, se voi lo avete, come vi sembra, se volete anche mettere una foto sul vostro profilo Instagram, taggarmi o fare un video recensione come il mio, farmi vedere lo swatch, ecco, quello che volete. Sapete che a me fa piacere interagire con voi e scambiarci consigli e pareri. E quindi niente ragazze, appunto, che dire, ve lo consiglio. Se non lo avete ancora acquistato, io ripeto, in questa colorazione che è meravigliosa, ma in qualsiasi colorazione a voi piaccia, acquistatelo, perché veramente per 2,89 euro ne vale la pena. E poi la durata è anche buona. Ovvio, se mangiate prodotti oleosi, quindi ad esempio pasta all'olio, piuttosto che un prodotto appunto che contenga olio, non dura così tanto, perché sapete che l'olio comunque trascina via il rossetto, anche se è una tinta labbra, anche se è una tinta matte e tutto quello che volete. Ma se voi mangiate prodotti secchi, quindi non so, dei biscotti, piuttosto che bevete con una cannuccia o qualsiasi cosa, vi assicuro che
il prodotto rimane lì sulle labbra. Certo, nel tempo tende, si vede a andare via il colore, ma comunque rimane, ecco, quindi è veramente un prodotto eccezionale. Per €2,89 ve lo straconsiglio. E poi mi piace anche il pack, comunque così, con questo rosa trasparente, bellissimo. E niente ragazze, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che lo abbiate trovato utile e interessante. Vi mando un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!